Buongiorno a tutti, bentrovati, bentornati nel mio canale. Un bacio grande da Patrizia. Oggi video sui prodotti finiti del mese di agosto. Oltre ad aver finito un bel po' di prodotti durante le mie vacanze estive, molti solari, molti bagnoschiuma, insomma, il video ve l'ho già mandato, ve l'ho già fatto. Se vi va, andatelo a vedere. Tornata a casa, comunque, ho accumulato ancora un po' di cose che quindi devo smaltire, ve le faccio vedere. Allora, periodo sempre di bagno schiuma docce a go go, ho terminato questo shower gel in maxi formato, sono ben 720 ml di Avon della linea Sensis e questo è il Refreshing Lagoon con frutti d'acqua e pera. Questo è un bagno schiuma, doccia schiuma, io lo uso un po' per tutto, anche per lavare le mani, che mi piace moltissimo. Tra questi, di questa linea, forse è quello che io preferisco. Ora ce n'è ancora un pochino, insomma, un residuo che smaltirò. Ed ha un profumo lievemente acquatico, ma nel senso di umido. Già ve ne ho parlato di questo prodotto, credo. Molto rinfrescante, esotico, ma giusto per, come idea, insomma, di freschezza. Non sa di cocco assolutamente, non sa di tiare assolutamente no. È leggermente fiorito, leggermente dolce, molto molto fresco e mi piace proprio perché è molto delicato, sia come profumazione che come bagnoschiuma. Un altro bagnoschiuma strepitoso che ho terminato è questo di L'Erbolario Gelsomino Indiano. Questo bagnoschiuma me l'ha regalato Barbara, canale Baby Psy, a cui mando un grande bacio, insieme al talco per il corpo, che sto usando con molta parsimonia, il talco per il corpo, che ha una profumazione identica al bagnoschiuma e identica al profumo, perché appunto c'è tutta la linea profumata. Il profumo somiglia abbastanza a Samsara di Guerlain, forse è un suo dupe. Io il Samsara originale non l'ho mai avuto, quindi. Però, insomma, da quello che ricordo, da quello che hanno usato, mi sembra che ci siano molte, molte somiglianze. Ma devo dire anche il profumo Gelsomino Indiano è strepitoso ed è uno di quelli che vorrei comprare. Prima o poi, magari con la stagione un po' più fresca, magari anche prendendo una travel size, insomma, mi piace molto come profumazione, molto ipnotica, molto femminile, molto sensuale, dolce, il giusto. E questo bagnoschiuma ha una fragranza che persiste sulla pelle anche dopo la doccia. Io l'ho usato, è un bagnoschiuma, ma io l'ho usato come doccia schiuma ed è molto molto delicato, lava molto bene la pelle ed è molto molto delicato, non è aggressivo. Dunque, vediamo se riesco a leggervi il contenuto degli ingredienti attivi all'interno: idrolizzati proteici di malva e grano saraceno, che proteggono la pelle, anche quella più delicata, e ne preservano il tono e la idratazione del bagnoschiuma. Ovviamente per le note olfattive sono quelle del profumo. Questa confezione, tra l'altro, io non la getto, ora la metto da parte, ma non la butterò via, la riutilizzo tenendola nella doccia, travasando magari delle bottiglie grandi di bagnoschiuma, perché mi piace tantissimo. Allora, poi ho terminato dei prodotti per il corpo, tra cui questo olio di avocado di Lovea, 100% naturale. Lovea è un brand, diciamo, eco bio che si trovava spesso da OVS ed è dove lo comprai io un bel po' di tempo fa, ma ora non sono sicura che ci sia ancora. Per cui non vorrei darvi un'informazione magari sbagliata. Io l'ho presi da OVS. L'olio di avocado è un olio nutriente per la pelle e può essere per pelli molto secche e può essere utilizzato un po' per tutto il corpo, ma anche volendo per la pelle del viso. Io per il viso questo non lo usavo perché è troppo grasso per me, però se avete la pelle secca può essere, insomma, utile. E erano, quanti sono? 100 ml per la pelle del corpo, fantastica, fantastico prodotto da utilizzare con la pelle umida e veramente tonifica e nutre a fondo. Per me è anche un po' troppo, però
Però insomma, questo è un prodotto fantastico per chi ha appunto problemi di secchezza ed è un olio naturale arricchito con vitamina E, no, ricco, scusate, ricco di vitamina E, perché sto leggendo dal francese che non conosco, ed è senza parabeni, senza siliconi e senza profumo e senza paraffine. Si può utilizzare sia per il viso che per il corpo, ma evitare il contatto con gli occhi. Però come contornocchi può essere utilizzato. Poi ho terminato questo prodotto per le gambe, non so se riuscirete a leggere perché c'è un po' la luce, di Aroma Therapy Associates, che si chiama Revive Body Gel ed è un gel per il corpo rinfrescante, rinvigorente che io ho utilizzato per le gambe. È proprio un effetto gel fresco, tonificante, che dà una sferzata di energia in cui si sente molto l'azione di oli essenziali. Qui all'interno c'è il rosmarino, ad esempio, credo anche la menta. Non so se è un prodotto naturale, però mi sembra che abbia un buon inci. Non mi sembra che ci siano schifezze, c'è la menta piperita, scusate, ma io devo allontanare un po' per leggere. Tanti il pino silvestre, il limone, l'olio di limone, e insieme a insomma gel di aloe. Un prodotto che mi è piaciuto molto. Questa era una, diciamo, travel size da 40 ml, che ho trovato in una delle ultime box, non l'ultima, forse nella penultima di Look Fantastic Box. E quindi Aroma Therapy Associates è un brand che trovate su Look Fantastic. Poi ho terminato la mini size dell'olio di Nuxe, alla nuova fragranza, l'olio L'Huile Prodigieuse Florale. Questa l'avevo trovata in una rivista e prima o poi questo olio lo compro in full size quando avrò terminato un altro prodotto simile che è agli sgoccioli. È un profumo che adoro, io sento tantissimo il fiore d'arancio, anche se non mi sembra che sia citato tra le note. Comunque ha una fragranza floreale muschiata, molto più, secondo me, portabile rispetto al classico, che pure io adoro, ma che trovo sia un po' più vincolante poi nella scelta dell'abbinamento di un profumo da metterci sopra, perché il profumo di questi oli della Nuxe si sente molto sulla pelle. Non dico che siano equivalenti al profumo vero e proprio, però io lo percepisco per molte ore, per cui se entra in conflitto con il profumo che poi voglio utilizzare mi dà fastidio. Questo floreale ha una fragranza molto discreta che è perfetto per fare layering con tutti i profumi floreali, legnosi, muschiati e soprattutto con profumi che hanno una nota di fiore d'arancio molto intensa. È molto satinante sulla pelle, satinante. È un olio che non unge assolutamente, dà un effetto satinato alla vostra pelle. Si può utilizzare è un prodotto multitasking anche per i capelli, come impacco pre-shampoo oppure come prodotto di finish sulle punte se avete i capelli molto crespi, per il corpo dopo la doccia, anche per il viso. Insomma, è un prodotto favoloso. Poi ho terminato una di queste classiche lime, ormai è consumatissima, di Essence. Questa è la 6 a 6 facce ed è una delle mie preferite in assoluto. Ora però faccio un po' fatica a trovare i prodotti Essence all'OVS. Ho terminato dei campioncini di profumo che vi faccio vedere proprio velocemente senza parlarvene perché ne ho già fatto delle review. Camaïeu e L'Ai di Gabriella Chieffo. Ho fatto tutta una review su tutti i prodotti, su tutti i profumi di Gabriella Chieffo, se mi ricordo ve la linko. E questo sample di La Rosée 152, che non ricordo a cosa corrisponde, però ho fatto la review anche di questi profumi che sono dei dupe, mentre la Chieffo è un brand di Gabriella Chieffo, un brand di profumeria artistica. Poi ho terminato delle tinture per i capelli. In realtà queste le ho iniziate già mesi fa perché io non le utilizzo sempre pure, ma le mescolo, per cui per, diciamo, ad a vari tipi di colori, per ottenere, diciamo, un colore più naturale, per cui una confezione mi dura a lungo. La Natural Easy and Easy. Questa è di Tessa Nera,
il colore 570 castano naturale, che è una di quelle che mi piace di più, diciamo, a livello economico, proprio questa linea, perché dà veramente un effetto naturale e sono un mix di tonalità premiscelate, quindi sono tre tonalità di colore premiscelate ed effettivamente il colore con queste tinture è molto molto più realistico, più naturale, meno artificiale. Poi ho terminato questa di Kai Pro, che era un altro colore, ne ho prese due, questo è il castano chiaro cenere. Questa, devo dire, non mi ha entusiasmata, è una tintura di professionale che si compra nei centri appunto per parrucchieri, nei negozi di forniture per parrucchieri, però questo prodotto in sé non mi ha entusiasmata e non credo che lo ricomprerò perché molto molto pastosa la tintura in sé e anche i colori insomma non mi hanno un po' spenti. E poi questa di Palette, che è una delle mie preferite, sempre delle linee diciamo professionali, ed era il colore tabacco rame dorato per dare un po' più di luce diciamo alle lunghezze schiarite dove ho appunto le schiariture, effetto chatouche. E poi ho terminato un altro sample di Avon, che qua non leggerò mai che cos'è, Avon Fleur, che è un profumo che non c'è più fuori produzione. Io avevo un sample e l'ho voluto testare da mettere in casa. Molto carino, molto fiorito, nulla di che, nulla di entusiasmante comunque, però non c'è più, quindi è inutile parlarne. E poi ho terminato una crema corpo di l'erbolario a rabarbaro e di questa fragranza che è uscita forse l'anno scorso, qualche mese fa, e devo dire che questa proprio non mi è piaciuta per niente. Mi dispiace se ci sono degli estimatori di questa fragranza, a me mi ha anche un po' disturbato, qualcosa di veramente molto molto pungente. È una fragranza molto molto unisex. Però io direi forse più adatta all'uomo che alla donna, e non so, è un profumo fresco con arancia amara, prugna, rabarbaro, però all'insieme insomma non mi ha entusiasmata, è molto lontano dai canoni che piacciono a me di profumazioni. E poi questa crema corpo di Apiarium certificata bio, mandarino e basilico con burro di karité, aloe e miele. Questa è una crema organica ed è molto buona. Mi è piaciuta molto sia come profumazione, in questo caso un bel fresco, rinvigorente e perfetto per l'estate, ma anche la texture della crema perché non era particolarmente untuosa, cioè nutriente ma non untuosa. E ottimi prodotti sono questi di Apiarium. Prima o poi comprerò qualche cosa. Allora, bene, abbiamo finito con questo mese. Un bacio e ci rivediamo al prossimo mese con i prodotti finiti. Ciao!